11 alle 11, o meglio, 11 alle ore 23, rigorosamente in diretta le Marche nel pallone, ospiti per l'eccellenza, la sorpresa del campionato, l'Urbania. Una cosa che mi ero dimenticato di dire prima nella intro iniziale, che chiaramente mercoledì si giocherà il return match di Coppa Italia, che vedrà opposto il Tolentino al Pisa Sporting Club, ma si recupereranno anche due partite che non sono state giocate della settima di campionato, ovvero Fermana Cagliese e Cingolana Montegranaro. Quindi questo avverrà mercoledì prossimo. Pierangelo Nanni, allora, intanto quanti giocatori autoctoni avete in squadra? Di Beh, in squadra di, no, Urbania. mettiamo un po' nella rosa, perché poi la squadra varia, non è che giocano sempre gli stessi 11. Su 22 giocatori ne abbiamo 18 d'Urbania e 4, Proprio puro sangue, insomma. sì, puro sangue. Senti, quanti sacrifici avete dovuto fare negli anni per far risorgere e rinascere la vecchia Urbania e soprattutto per impiantare un settore giovanile fiorente come il vostro? I sacrifici ne abbiamo fatti sicuramente parecchi, parecchi, ma forse il minore è quello di aver puntato sui giovani, sicuramente è il sacrificio minore questo, ma i sacrifici sono stati abbiamo affrontato delle notevoli spese per le strutture, ecco, parlavamo per il campo sintetico, ancora abbiamo un mutuo che si protrarrà negli anni. Abbiamo investito anche su pulmini, pulmini per il settore giovanile, sul circolo sportivo, che abbiamo un ottimo circolo sportivo lì adiacente allo stadio, e in altre, sulla palestra, su altre cose. Quindi abbiamo investito, i sacrifici più grossi sicuramente sono stati economici, perché li abbiamo dovuti affrontare anche in un momento, non diciamo tragico, ma quasi, dell'economia da 4-5 anni a questa parte. Però ecco, quello che ci ha fatto comunque, dato la forza di continuare in questi sacrifici, di oggi di poter dire che sicuramente dovremmo farne tanti altri, però che questi ragazzi ci hanno ripagati di tanti sacrifici, tutti quanti, tutte le persone che ci danno una mano, veramente questo. Sono le soddisfazioni che ci danno gli stimoli per andare avanti e per avere ancora altri progetti, perché abbiamo anche nuove idee da mettere in campo, perché abbiamo fatto bene, ma possiamo comunque migliorare. E Quali sono queste idee? stiamo valutando con gli addetti del settore giovanile per operare meglio, far arrivare più pronti questi giovani, giovanissimi, che ci impone comunque la federazione di mettere in campo, prepararli sicuramente, farli arrivare un po' più pronti alla prima squadra, perché quindi abbiamo in mente delle iniziative da fare a fine stagione, che sono ancora in fase di studio. Abbiamo in settimana, infatti, in programma una riunione proprio per affrontare le attività da fare adesso a fine stagione, e per programmare anche la prossima, perché comunque le programmazioni vanno fatte Per tempo. per tempo, senza mai sapere quale economia sarà futura, e quindi le risorse che abbiamo. Questo bisogna sempre andare un po', A diciamo, proposito di budget e con. di risorse, l'Urbania ha avuto stagioni altalenanti. Quest'anno state facendo molto bene. È dovuto ad un incremento del budget o forse ad una migliore gestione o organizzazione delle risorse? Ma noi, ecco, il budget è 3 anni a questa parte che lo stiamo diminuendo, ma noi, come penso un po' tutte le altre società. Però ecco, una stagione è diversa sempre dall'altra, voglio dire, anche se ti riproponi con gli stessi giocatori, non puoi sapere se ripeterai o meno. Però sicuramente quest'anno siamo comunque partiti forse con. Non lo so, magari l'anno scorso subivamo anche la stagione precedente di Pazzaglia, che avevamo fatto comunque benissimo, e sappiamo com'è, che bisogna ritrovare comunque gli stimoli nel calcio, le motivazioni, perché sono importantissimi. Quindi direi che
Altalenante vedi fino a un certo punto, perché il percorso comunque che ha fatto l'Urbania è abbastanza omogeneo, diciamo. Ecco, questi giovani comunque sono cresciuti, quindi ogni anno che passa danno sempre un contributo maggiore e dopo, ecco, c'è anche il merito comunque di mister Baldarelli, che è stato proprio scelto miratamente perché è un tecnico che ha lavorato tanto con i settori giovanili. E comunque ha fatto molto bene secondo me, per il mio giudizio, diciamo, anche a Fossombrona l'anno scorso, e quindi aveva tutte le caratteristiche per far bene a Urbania. Abbiamo fatto questa valutazione e fino adesso ci ha dato ampiamente ragione. E lui sta investendo, diciamo, nel suo lavoro, perché è diventato un lavoro per lui fare l'allenatore. E quindi il progetto suo e il progetto nostro si abbinavano molto bene. Noi, ecco, penso che anche gli allenatori devono avere degli stimoli importanti per lavorare con i giovani e essere molto, molto preparati. Perché poi noi, è vero che abbiamo tanti giovani, però facciamo le cose, diciamo, un po' da professionisti. Lavoriamo un po' in maniera molto professionale, Sì, seria, l'approccio sì, nonostante i seria. giovani, Abbiamo ecco. anche, per dire, nello staff medico, diciamo, comunque due fisioterapisti. Da quest'anno abbiamo aggiunto un altro fisioterapista che segue un po' anche il settore giovanile. Crediamo molto anche queste cose fanno la differenza in un gruppo, in una società. Curiamo molto questo aspetto. Eravamo in debito dell'ultimo servizio della Serie D a Testa Val di Sangro, San Benedettese, vediamocelo. Nella qualità, grande, nell'esperienza, forte, nella convenienza, esagerato. Questo è Stockhouse, l'ingrosso mobili per la casa e per l'esterno. Grande nel design, grande nella convenienza, da sempre. E in più la qualità Stockhouse. Stockhouse è a Campiglione di Fermo, Tolentino, zona industriale. Stockhouse, ingrosso mobili. In questo mese vuota tutto per rinnovo mostre. Domenica pomeriggio aperto. E tanti buoni affari con gli arredi di spazio uffici nella sede di Campiglione di Fermo. Non c'è trippa per gatti. Grande prestazione della Tessa Val di Sangro che costringe al pari l'ambiziosa San Benedettese, costretta in riva al Sangro ad abbandonare le proprie ambizioni di primato. La band di Mister Ronci contro la corazzata marchigiana disputa la migliore gara stagionale e nonostante lo svantaggio iniziale sfiora la grande impresa. L'undicesimo risultato utile in casa conferma che i gialloblu sono senza dubbio la compagine rivelazione del girone F. Vero Travaglini? Ma questo lo dovete dire voi, non lo posso dire io. Noi quando abbiamo costruito questa squadra all'inizio ci credevamo, credevamo in questo gruppo, in questo allenatore, in quello staff tecnico, in questa società che è stata sempre vicina a questa squadra. Classifica alla mano, è evidente che alla Samb non resta che puntare ai playoff. Rammarico è grosso perché oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle altre partite, soprattutto perché, come ripeto, 5 pareggi consecutivi lasciano un po' l'amaro in bocca per quello che si è visto in campo, non oggi ma nelle altre partite. Ma entriamo nel vivo del match. I sangrini partono forte, Maimone inserisce il turbo e crossa per Mainella che di tacco prova a sorprendere Di Vincenzo. Risponde la Samp con questa girata da brivido di pazzi. Gli abruzzesi si rifanno sotto con Beniamino che carica un destro potente respinto da Di Vincenzo. Al 16° la Samp si porta in vantaggio, Tano atterra pazzi. Il signor Micheli di Padova decreta il rigore calciato da Cristian Pazzi che gonfia la rete difesa da Dedeo. Si tratta del decimo sigillo stagionale per il bomber Pazzi.
Due minuti dopo giunge la reazione rabbiosa dei sangrini che con Di Camillo timbrano il palo della porta marchigiana. La Tessa spinge al 25esimo la combinazione Maimone-Mainella, porta il capitano al tiro. Prima del riposo i locali protestano per questo intervento di Mengo su Fonseca per il signor Michieli, tutto regolare. Ad inizio ripresa gli abruzzesi con Di Camillo sfiorano il pari, la Samb risponde con il solito Pazzi. Gli abruzzesi attaccano, all'ottavo Zanetti serve in profondità Maimone che dinanzi al portiere va giù, l'arbitro ammonisce l'attaccante per simulazione. La gara è palpitante, 12esimo Oretti entra in area e conclude, De Deo para, 23esimo le emozioni si alternano, entrambe sfiorano la rete. Al 25esimo gli abruzzesi sprecano l'occasione per mettere al sicuro il risultato, il neo entrato Voinea giunge a tu per tu con De Deo ma calcia incredibilmente fuori. Scampato il pericolo gli abruzzesi si rifanno sotto e dal 35esimo usufruiscono del secondo rigore di giornata, Rulli stende Maimone, dal dischetto Di Camillo non sbaglia, a Tessa 1, San Benedettese 1, esplode il comunale, la Samb accusa il colpo, la Val di Sangro crede nella vittoria e dal 38esimo Mainella tu per tu con Di Vincenzo non riesce a buttarla dentro. La gara termina qui, la Samb nonostante il 20esimo risultato utile mastica amaro pensando al Teramo che se ne va. Per la Tessa Val di Sangro la salvezza diretta è sempre più vicina. Due passi, ce ne vuole ancora tanto. Questa vittoria la voglio dedicare a una persona che non dico che capirà. È una vittoria col cuore che noi abbiamo conquistato. L'unica cosa che mi rammarica è il poco pubblico che si lascia influenzare, dico ancora una volta, da personaggi squallidi di questo paese. Allora, Antonio Carpinetti, sei un durantino, un urbaniese doc. Allora, cosa si dice in paese del vostro campionato? Ecco, c'è qualcuno che vi segue, qualche episodio anche particolare proprio che è successo in paese in favore della vostra squadra? Ma in paese, Urbania non è una cittadina grandissima. Il calcio è molto seguito e l'interesse è tanto. È vero che la domenica lo stadio non è sempre pieno, ma c'è molto pubblico, c'è. E è anche vero quando durante la settimana si va in giro, fa piacere che molte persone ti fermano per fare i complimenti a tutta la squadra per queste stagioni che anno dopo anno stanno regalando comunque delle grosse soddisfazioni oltre che alla società, ma all'intero paese. Senti, vi fanno i complimenti certamente per il lato sportivo, per il lato calcistico, per il campionato che state facendo, ma anche come spalatori di neve, no? Perché ho saputo che a Urbania ne ha fatta parecchio, no? 1,5 metri di neve quando c'è stato a febbraio il periodo del Gran Nevone e voi vi siete armati di vanghe e anche pale e avete spalato tutto il campo. Sì, è vero che c'è stata questa grandissima nevicata. È vero anche che non c'erano le strutture per poterci allenare per quasi una settimana e dunque c'erano diverse difficoltà in giro per il paese, il sindaco insieme comunque anche ai ragazzi degli altri sport, giocatori di basket, siamo andati diciamo, a dare una mano come potevamo con delle pale per riuscire a ripulire diciamo, delle zone dove abita gente più anziana per rendere più facili le cose. Andrea, come diceva prima il direttore sportivo, siete la squadra più giovane del campionato di eccellenza, però molti vi definiscono una squadra ben assortita. Il fatto di essere giovani, secondo te, in qualche circostanza vi ha penalizzato o è un punto di forza? O è sempre un punto di forza? Come dice il nostro mister, siamo dei falsi giovani, perché comunque molti di noi hanno molti. La maggior parte dei giocatori hanno 5-6 campionati già sulle spalle, un po' di esperienza l'abbiamo. Poi si sa che con i giovani si va molto sull'entusiasmo, ci sono dei periodi molto positivi e degli altri più negativi. Diciamo che quest'anno siamo riusciti a sortire bene questi due momenti e sono stati più i periodi positivi e sugli ali dell'entusiasmo stiamo lavorando bene anche durante la settimana, è sempre un piacere andare agli allenamenti comunque. E siamo tutti ragazzi di Urbania, cresciuti tutti insieme praticamente, ci conosciamo da tanto e usciamo anche insieme, quindi stiamo bene, dai. Andiamo avanti con i servizi di eccellenza, adesso c'è Maceratese Biagio Nazzaro.
Bella e meritata vittoria della maceratese all'Elvia Recina contro la Biagio Nazaro. Al gol di Bartolucci realizzato nel primo tempo, la formazione biancorossa ha risposto con le reti di Cacciatore e Rosi sul rigore nel finale di gara. Un successo prezioso e meritato che lascia la formazione di mister Di Fabio in seconda posizione in classifica. Andiamo alla cronaca di un match ricco di emozioni. Al primo minuto maceratese vicina al gol con Piergallini, bella la conclusione dell'esterno destro con sfera che termina alta di poco. 25esimo, proteste del maceratese, percussione in area di rigore di Piergallini, contatto con Vitali e il direttore di gara decide di ammonire per simulazione il numero 7 locale tra i dubbi del pubblico dell'Elvia Recina. 29esimo, Biagio Nazaro in vantaggio, al primo affondo gli ospiti passano con Bartolucci che sfrutta al meglio un'indecisione difensiva dei locali e realizza da due passi su assist di Silvestroni. 37esimo, la maceratese sfiora il pareggio ma la girata di Orta in mischia viene arpionata senza patemi dall'estremo Battaglia. Si chiude qui un primo tempo di marca biancorossa ma dove la Biagio ha comunque difeso. La ripresa inizia al primo minuto con una clamorosa palla gol per la maceratese, assist di Rosi per Eclizietta che però si fa ipnotizzare da Battaglia. Incredibile il gol sciupato dai locali. 8esimo minuto, altra grande chance per la maceratese, Orta serve Rosi ma il brasiliano da ottima posizione manda clamorosamente alto sopra la traversa. Siamo al 18esimo quando ci prova anche il neo entrato Cacciatore di sinistro da dentro l'aria, parata agevole di Battaglia. 26esimo, domina la scena la maceratese, assist di Piergallini per Cacciatore che da due passi manda incredibilmente alto sopra la traversa. 27esimo, Biagio in 10, espulso Tonici per proteste. 30esimo, altra buona occasione per i biancorossi ma Orta trova la respinta di Vitali. 33esimo, arriva il meritato pareggio della maceratese con Cacciatore, assist di Rosi dalla destra e perentorio stacco aereo del bomber biancorosso che da centro area realizza alle spalle dell'incolpevole Battaglia. 35esimo, maceratese in vantaggio, calcio di rigore per un fallo su Piergallini dal dischetto, Varosi che gonfia la rete e manda in estasi il pubblico dell'Elvia Recina. Siamo al 39esimo, è un monologo dei biancorossi, dei 25 metri ci prova Piergallini, pallone che colpisce in pieno la traversa. Siamo al 43esimo, Orta sfiora il tris ma la sua conclusione di sinistro finisce di poco sul fondo. E questa è l'ultima emozione di un match gradevole, combattuto, che regala alla maceratese altri tre punti importantissimi, biancorossi che sono a meno due dalla vetta. Eccoci con Claudio Cicchi, direttore sportivo della maceratese. Allora direttore, una bellissima vittoria, un primo tempo un po' così e così, nella ripresa davvero una maceratese straripante. È stata un po', diciamo, la vittoria del cuore, perché la Biagio Nazaro nel primo tempo ci aveva messo in difficoltà, anche se c'era un rigore netto a favore nostro che l'arbitro non so perché non l'abbia dato, però nella ripresa il mister con qualche cambio ha raddrizzato una partita che sicuramente si era messa male, e la vittoria penso che ci sta tutta, perché nel secondo tempo effettivamente la squadra ha disputato un'ottima partita. Vincono anche Tolentino e Fermana, continua la lotta a tre, ma a un certo punto, a un quarto d'ora alla fine, la paura era che la maceratese potesse perdere tutti e tre i punti o quantomeno due, invece davvero una reazione straordinaria. Vabbè, lo so soltanto adesso quello che ha fatto il Tolentino e la Fermana, a noi non ci interessa proprio, andiamo avanti, guardiamo in casa nostra. Oggi era importante vincere, avete visto tutti che non era facile, perché la Biagio Nazaro, pur essendo rimaneggiata, ha giocato una bellissima partita e ci ha messo più volte in difficoltà. Per noi è importante vincere ogni partita, perché se vogliamo raggiungere l'obiettivo prefisso dobbiamo solo vincere. Allora, abbiamo sentito Claudio Cicchi, direttore sportivo della maceratese. Al termine il nostro collaboratore Andrea Busiello ha anche cercato di avvicinare l'allenatore della Biagio Nazaro, Dino Giuliani, che però ha preferito, visto il delicato momento, non proferire parola. Rispondiamo anche in diretta a un nostro telespettatore che ci ha chiesto il servizio Fossombrone Tolentino, che però purtroppo è già andato in onda, potrà vedere la replica della trasmissione fin già da domani, anche martedì, ma anche sul canale 111 del digitale terrestre di TVRS.
Allora, Paglia, ti chiamo Paglia così simpaticamente, ma volevo sapere una cosa, perché sei apprezzato molto per il campionato che stai facendo, ma anche per le tue qualità umane e morali, no? Ci racconti un attimo il gesto su cui sei andato su tutti i giornali qualche settimana fa, nella gara che avete pareggiato contro la Monturanese, no? Sì, è successo che quasi allo scadere, mancavano credo 3-4 minuti, e dopo un passaggio di tassi di testa, con un tocco di braccio mi sono involato verso la porta e sono stato atterrato da un difensore della Monturanese. Però? Però sono andato dall'arbitro e ho detto di aver toccato la palla di braccio e sono stato... I giocatori della Monturanese si sono complimentati con me ed è stato un bel momento, sicuramente. E ci complimentiamo anche noi. Tu, oggi come oggi, 8 giornate dal termine, con chi ti complimenteresti? Ovvero, secondo te chi lo vince questo campionato? Secondo me, quasi certamente lo vince il Tolentino. Non vorrei portargli sfiga, ma è secondo me la squadra più forte che abbiamo incontrato. È molto compatta e... davanti sono molto forti, lo dice anche la classifica marcatori, visto che Melchiorri è primo e dietro subiscono poco o niente quasi, quindi credo che ormai lo vinca il Tolentino. Pirangelo, sempre toccando ferro, in un'eventuale partite playoff che l'Urbania andrà ad affrontare, e il fatto di avere una squadra giovane vi potrebbe in qualche modo favorire, magari penso alla freschezza dei giovani rispetto a una squadra magari più matura? Queste sono sempre, no? Quelle cose che nel calcio sono difficili da pronosticare, cosa è meglio, cosa... Sicuramente per noi il vantaggio più grande sarà quello che questi, se arriveranno poi, perché non è che se non arrivano l'Urbania avrà fatto un cattivo campionato. Infatti abbiamo usato il condizionale, ecco. Abbiamo detto sì. E ce li andremo a giocare, diciamo, senza l'assillo di dover comunque, no, fare per forza, no, il risultato, voglio dire, ecco, diciamo più spensierati, e quindi questo può essere un vantaggio, di avere meno pressione da parte dei media, comunque del pubblico, come vedevo anche a Fermo, Macerata, che sono chiaramente Tolentino, comunque piace più importante, più cose, quindi mettono più pressione sui giocatori. Questo, ecco, a Urbania questo non succede, può essere un vantaggio. E apriamo adesso la nostra pagina dedicata al campionato di promozione. La partita di questa settimana è Porto Recanati, Folgore e Falerone. Vediamo. La gara della settimana del campionato di promozione è offerta da Impegno e passione. E vai in gol con Monini Clemente. Monini Clemente a Piane di Falerone ha tutti i numeri per essere vicino a un campione, con le marche dei record mondiali nelle calzature, abbigliamento, palloni, accessori. Vincendo la sfida nel calcio e calcetto, Monini Clemente, la tradizione della calzatura classica e alla moda o di tendenza, delle marche più prestigiose per uomo, donna e bambino. Monini Clemente, Piane di Falerone. Campioni, si nasce. Ancora un pari, secondo consecutivo in 7 giorni, quello maturato al termine dei 90 minuti giocati al Monaldi tra la squadra di casa guidata da Matteo Possanzini, l'allievo, e la Folgore Falerone di Sergio Calcabrini, il maestro, visto che i due tecnici hanno militato sotto la stessa bandiera, quella del Monte Giorgio, con Matteo in campo e Sergio in panca. È stata una partita che ha visto le due squadre dividersi equamente tempo, uno per parte, e risultato, visto che alla fine la posta è stata equamente divisa. Primi 20 minuti tutti di marca Folgore, con Tomassini in evidenza, al secondo da buona posizione non inquadrava come avrebbe voluto la porta. Castorani evita il peggio. Pronta la replica del Porto Recanati, ottavo, con un bel dialogo tra Emanuele Gasparini e Garcia, conclusione di quest'ultimo che si perdeva sul fondo. Castorani decimo, dice no alla conclusione di Tomassini sotto misura sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Castorani si ripete al tredicesimo quando deve rimediare ad una leggerezza della difesa arancione in maglia bianca per l'occasione, evitando il peggio sulla conclusione poi di Tomassini, sicuramente ispirato. Nel primo vero affondo il Porto Recanati va a segno, grande giocata 27esimo di Emanuele Gasparini, il quale regala a Marco Papa un pallone che il Bevi non sbaglia, Porto Recanati in vantaggio. Le emozioni del Bevi arancione classe 95 al suo primo gol in prima squadra. È un po' deluso perché credevamo nella vittoria e alla fine è arrivato il gol di loro, anche dentro i spogliatoi, soprattutto il mister un po' arrabbiato per il gol preso. Partita che al 38esimo registra una prolungata azione di Moreno, bravo ad approfittare di una serie di rimpalli favorevoli, ma la conclusione non fa male. La ripresa si avvia con il Porto Recanati che prova a farsi avanti, ma la via della rete diventa difficile da trovare. Buone le giocate proposte, ma di pericoli veri la porta difesa da Isidori non ne corre. Ci prova invece al minuto numero 23 la Folgore con Moretti, ma l'iniziativa non ha successo. Folgore invece che conquista il pari al 27esimo grazie ad una buona giocata di Galdo in campo da appena 5 minuti in sostituzione di Tramannoni. Imperdonabile, al di là della bravura di Galdo, la leggerezza della difesa di casa completamente immobile su una rimessa laterale, come se assistesse da spettatrice alle evoluzioni del giocatore biancorosso. Riequilibrate le sorti, le due squadre provano ancora a rendersi pericolose, ma il pari non verrà più schiodato, secondo casalingo in 7 giorni per il team del presidente Maresca, che in 3 gare consecutive giocate al Monaldi ha conquistato 5 punti. La rabbia per il mancato successo di mister Possanzini, tecnico del Porto Recanati, le convinzioni di Sergio Calcabrini, tecnico della Folgore Falerone. Hanno senz'altro meritato il punto, anzi non è quella questione, noi sappiamo quali sono le nostre qualità e cerchiamo di sfruttarle. Poi incontriamo anche squadre organizzate che non a caso sono più di alto di noi in classifica. Quindi abbiamo fatto una buona partita, soprattutto il primo tempo. Poi è un peccato perché soprattutto quando andiamo in vantaggio abbiamo le condizioni ideali per esprimere le nostre qualità. Ci sono quelle ripartenze, sono quelle capacità di attaccare gli spazi, giocare corti. E quindi è un peccato. Però il rammarico più grande è aver preso un gol assurdo. Un gol che in questa categoria non si può assolutamente regalare, una messa laterale, palla ferma, difesa schierata, 8 giocatori dentro l'area più il portiere e un attaccante di loro che sono una rimessa lunga 25 metri, mette la palla a terra col petto, si gira, fa gol. Una cosa che non si può guardare, quindi dobbiamo lavorare. È un peccato perché una vittoria ci avrebbe veramente messo nelle condizioni di andare a Monte Giorgio, fare la partita nostra e sperare i playoff. Perché questo è un dato di fatto, nonostante andiamo in campo con tante assenze, con molti acciaccati, con molti giovani, e quella è l'aspetto più importante. Quindi anche il gol di Papa dimostra la qualità del nostro settore giovanile. Il mister è un pari firmato da Galdo, si è ripetuto per quello che aveva fatto nella gara d'andata, comunque un risultato che tutto sommato si può accettare. Sì, si accetta perché è quello che ha dato il campo, però se andiamo a analizzare bene la partita, secondo me oggi chi doveva vincere era il Falerone, perché soprattutto per quello che ha prodotto nel primo tempo e in quei primi 30 minuti penso che c'è stata solo una squadra in campo dove da un momento all'altro ci aspettavamo il gol nostro, invece abbiamo subito una ripartenza e abbiamo subito gol. Però mi ero raccomandato con i ragazzi insomma, di stare tranquilli perché si poteva riagguantare questo pareggio e ci siamo riusciti dopo. L'occasione del pari è nata con questa insistenza anche di cercare questo pareggio, di giocare, di essere sempre all'altezza della situazione, giocando la palla per terra. E alla fine siamo stati premiati, ripeto, perché era impossibile oggi, o perlomeno non era giusto che perdevamo questa partita. Dopo quel tutto, quello che avevamo fatto durante la partita, non era giusto insomma, che la mia squadra perdesse oggi. Dunque, rispondiamo ad un paio di domande che ci sono giunte tramite gli SMS. La prima, la vexata question, la questione antica, insomma, sui ripescaggi dalla Serie D alla Lega Pro dopo i play-off. Abbiamo già detto la settimana scorsa, è uscito un comunicato ufficiale, insomma, che i play-off non danno diritto a nulla in termini di ripescaggio, ma solo ad un premio in denaro, per la verità nemmeno troppo cospicuo. Abbiamo detto dei 30.000 euro, abbiamo commentato anche la settimana scorsa con i nostri ospiti. Chiaramente tutto un divenire, nel senso che se ci sarà un'ecatombe, ma un'ecatombe vera
in Lega Pro, chiaramente il discorso ripescaggi a mio avviso si dovrebbe riaprire, ma ci dovrà essere appunto un'ecatombe vera in Lega Pro per scendere sotto le 60 squadre ipotizzate da Macalli per una Lega Pro a girone unico con tre campionati da 20 squadre ciascuno. Ma questo in questo momento è solo un discorso abbastanza accademico, perché come ripeto il comunicato ufficiale recita che in questo momento anche la vincente dei playoff non ha diritto a nulla in termini di ripescaggio. Un altro appassionato di pallavolo ci chiede se ci sarà il derby tra Urbino e Scavolini nei playoff scudetto di Serie 1 femminile, visto che oggi si è chiusa la regular season. Il derby non ci sarà perché la Scavolini è stata abbinata nei quarti di finale al Villa Cortese, mentre ha lasciato Dax Urbino alla Norda, Foppa Pedretti Bergamo. Vi ricordo anche che domani proporremo lo Star Game di basket che si è disputato oggi a Pesaro, e domani sempre alle 21 sul canale 111 del Digitale Terrestre TVRS Marche, da non perdere una splendida partita di basket di Lega 2 con la vittoria della Filene VPA Iesi sulla Fortitudo Conad Bologna. Torniamo al calcio con i risultati di prima categoria, partiamo dal girone A, questo il tabellino: Mondolfo Casinina 3-3, Marchionni Cicogna 1-1. Cucurano della Rovere 1-2, Urbino Fermignanese 1-1, Piobbico Mercatelese 1-0, Montelabate batte Pieve di Cagna 2-0, Lunano Sant'Orso 0-2, Montecalvo Calcinelli 2-0. In testa il Marchionni con 49 punti, della Rovere e Sant'Orso 42, Piobbico 40, Cicogna 39, Pieve di Cagna 37, Montelabate 33, Lunano 28, Calcinelli 26, Mondolfo e Fermignanese 25, Casinina 22, Montecalvo 21, Mercatelese 19, Cucurano 15, chiude l'Urbino con 9 punti. Ed andiamo al girone B di prima categoria, questi risultati: Monserra batte Borghetto 1-0, Filottrano batte Brandoni Dorica 1-0, Cupramontana batte Camerano 1-0, Adostra vince la Filottranese 1-0, Olimpia Marzocca batte Barbara 2-1, Sassoferrato e Laurentina 0-0, San Marcello batte Marina 3-1, Real Cameranese batte Dorica Torrette 2-0. In testa il San Marcello con 49 punti, Filottranese 43, Sassoferrato Genga 38. Marina 37, Olimpia Marzocca 36, Real Cameranese 35, Laurentina 34, Cupramontana 32, Barbara 31, Camerano 29, Monserra 28, Filottrano e Dorica Torrette 25, Ostra 16, Borghetto 14, Brandoni Dorica chiude con 6 punti. Ed andiamo al girone C di prima categoria: Settempe da batte Calderola 1-0, è stata sospesa per una rissa in campo invece San Biagio Cluentina, e purtroppo c'è una recrudescenza di questo fenomeno che non può non preoccupare. Elvia Recina batte Rorese 3-0, Moglianese batte Montecosero 1-0, Casette Verdini batte Montefano 4-2, Pinturetta batte Montecassiano 4-0, Santa Maria Apparente batte Settembrino 1-0, Camerina e Fiuminata 0-0. Aggancio al vertice: Casette Verdini e Fiuminata sono in testa con 43 punti, Settempe da 37, Santa Maria Apparente 36, Lorese e Moglianese 35, Cluentina 34, Elvia Recina 33, Calderola 30, San Biagio 26, Pinturetta 24, Camerino 22, Montefano e Settembrina 21, Montecosero 17, chiude la Samba Montecassiano con 7 punti. Ed andiamo al girone D, dove c'è una vera e propria squadra da record, è il Monticelli che ieri ne ha rifilati 7 all'Acqua Santa. Monticelli batte Acqua Santa 7-1, Vicolo Sant'Elpidio batte Mandola 3-0, Torrese Ciabino 0-0, Porto d'Ascoli batte Grottese 5-1, Futura 96 e Monzampolo 0-0, Montalto batte Mozzano 2-0, GRVS Ascoli Offida 3-3, Ripatranzone United batte Petritoli 2-1. Il Monticelli, dicevo, una squadra da record, è in testa alla classifica con 57 punti, 18 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 57 gol all'attivo. Al secondo posto il Ripatranzone 46, Porto d'Ascoli 37, Petritoli e Ciabino 35 insieme alla GRVS Ascoli, Grottese e Torrese 30, Mandola 29, Vigor Sant'Elpidio 27, Montalto 23, Offida 21, Monzampolo 20, Mozzano 17, Futura 16, Acqua Santa 12 punti. Siamo alla top 11 di questa settimana, con in porta Carnevali del Corridonia, difesa con Taglioni del Corridonia, Fermani del Tolentino, Morbiducci e Ristè della Recanatese. A centrocampo abbiamo Ciccioli del Tolentino, Di Donato dell'Ascoli e Carboni della Maceratese. In attacco Cazzola del Fano, Chicco della Recanatese e Marinangeli della Belvederese. Marinangeli autore di una doppietta contro la Cagliese. Ora Giulia, iniziamo con la seconda categoria. Nel girone A si sono disputate oggi Borgo Pace Carpegna 0-1, Badiate d'Alda Qualagna 1-1, Peglio Real Altofoglia 0-0, Schieti San Martinese 0-0. In vetta il Santa Cecilia aggancia il Borgo Massano con 44 punti, il Santa Cecilia però deve recuperare
una partita. Nel girone B, Maior Santa Veneranda 2-1, Muralia Tavernelle 2-2, vince l'USAV Pesaro e quindi aggancia il Villa San Martino in vetta alla classifica con 42 punti, quest'ultimo ha una partita da recuperare. Nel girone C, oggi in campo Cantiano e San Costanzo finita 2-2. Il Cantiano resta stabile in vetta alla classifica con 41 punti. Il Corinaldo e il Miciuli, pur perdendo, restano sempre con 2 punti di distacco a 39 punti. Nel girone D, tutte le partite si sono disputate ieri. Le Torri e Monzano guidano la classifica con 46 punti, per Le Torri c'è l'opportunità di recuperare una partita, segue poi il Colle Marino con 45 punti. Bene, andiamo al girone E, dove l'irresistibile Apignanese prosegue la sua corsa in vetta, autoritaria e convincente la compagine di Giovagnetti, vince 4-0 in Montecosaro e consolida la sua leadership. Oggi nel posticipo la Vigor Castelfidardo ha vinto 1-0 sul campo della Vigor Montecosaro. Andiamo al girone F, dove soffre il Monte San Giusto, ma con una rete di Giuliani a 9 minuti dalla fine riesce ad avere la meglio sul San Claudio. Insegue, ma ben 10 lunghezze di distacco, il Serralta che espugna il campo del Fanalino di coda Pieve Bovigliana, da segnalare il 5-1 degli amatori Corridonia sull'Urbi Salviense. Andiamo al girone G, dove il Comunanza è stata fermata in casa dal Francavilla d'Ete, si avvicina a 2 sole lunghezze il Mon San Pietro, 2-1 alla nuova Matenana, New Generation raggiunta al terzo posto dalla Palmense. Discorso chiuso negli altri due gironi, almeno per quanto riguarda il vertice. Nel girone di San Benedetto e dintorni, la 100 Prandonese non ha ostacoli ed è andata a vincere anche sul campo del Mariner. Oggi Carassai batte Massignano 3-0. E vediamo nel girone Ascolano, l'ultimo, praticamente il girone E, la marcia dell'Atletico Azzurra Colli prosegue a suon di goleade, ieri 5-1 al Valle Castellana con la solita tripletta di Oprea. E qui manca solo la matematica per i festeggiamenti, da segnalare il 4-2 con il quale il Rocca Fluvione ha espugnato il campo dello Sporting Folignano. E siamo al momento conclusivo, il nostro rischio niente, resta sempre un miraggio, il 7, giusto? Esatto, ancora nessuno ha fatto un plan, alla 22esima giornata in vetta la classifica si conferma la solita triade con Viva Zapata con 77 punti, Lupo Alberto 71 e Ancondorico con 67 punti. Perché ricordiamo che al termine del nostro campionato ci saranno appunto premi per i primi tre. Allora, i pronostici di domenica 18 marzo: avremo Jesina Civitanovese, il derby di giornata in Serie D, poi Fortitudo Maceratese, Cagliese Fossombrone, Apiro Atletico River Urbinelli, Folgore Falerone San Marco Servigliano, Montefano Settempeda, USAV Pesaro Villa Ceccolini. Come sempre tutti possono partecipare con un'email all'indirizzo di posta elettronica sport@tvrs.it. Siamo in conclusione, abbiamo già ringraziato Andrea Mancini, Umberto Cazzola del Fano, ringrazio tutti gli ospiti dell'Urbania, Pierangelo Nanni, Filippo Pagliardini, Antonio Carpinetti ed Andrea Fraternani. In bocca al lupo, complimenti per il vostro campionato, in bocca al lupo ovviamente per la vostra stagione. Grazie a Giulia Mancinelli e Giuliano Cubinelli che hanno condotto insieme a me la nostra trasmissione. Salutiamo anche Nicolò, perché ormai molti se ne sono accorti e non è un segreto. Vi lascio alla consueta rubrica di calcio giovanile curata dal nostro Enrico Scopa. Appuntamento a domenica prossima, come sempre in diretta sui nostri canali a partire dalle ore 21. Arrivederci a tutti. Calcio giovanile, partiamo dal campionato nazionale juniores, girone 22esima giornata, questi risultati: Atletico Pro Piacenza Fiorenzuola 0-2, Bagnolese Forlì 0-1, Fidenza Ancona 1-2, Jesina Pavullese 2-0, Mezzolara Virtus Castelfranco 1-6, Vispesaro Riccione 3-2, questa è la nuova classifica. Virtus e Castelfranco 47 punti, seguono Forlì e Bagnolese 38, Ravenna e Jesina 35, Vispesaro 33, Ancona 30, Virtus Pavullese 27, Riccione 24, Fiorenzuola 22, Fidenza 20, Atletico Pro Piacenza 9, Mezzolara chiude la classifica con 3 punti. Girone I, anche qui 22esima giornata: Trani Atletico Trivento 1-0, Biglianico Renato Curi Angolana 3-1, Olimpia Agnonese Civitanovese 1-2, Recanatese Teramo 2-1, San Benedettesi Sernia 2-0,
San Nicolò Sant'Egidiese 0-2, questa è la nuova classifica. Reganatese al comando 42 punti, seguono Atletico Trivento 41, Civitanovese 37, Teramo 36, Renato Curi Angolana e Emilianico 35, San Benedettese 27, Trani 23, Isernia 22, Atessa 21, San Nicolò 19, Olimpia Agnonese 14, Sant'Egidiese 10. Uno sguardo al campionato regionale juniores. Nel girone A vince il Cicogna 7-0 nei confronti della Cagliesi, altrettanto la Vigor Senigallia sul terreno dell'Energy Resource Rio 5-1. La classifica vede al comando Cicogna con 47 punti, l'Azzurra Gallo col Bordolo con 45, Azzurra che ha perso a Fossombrone 3-0. Nel girone B invece il Materica batte il Castelfidardo 3-2, sconfitta la Belvederese in casa dalla Castelfrattese, cambia la classifica, al comando Materica con 41 punti, segue la Belvederese con 40 e la Passatempese con 39. Nel girone C Corridonia pareggia a Montegranaro 0-0, la Maceratese in casa con il Porto Potenza 1-1, il Tolentino travolge il Porto Recanati 4-0 per una classifica che vede al comando la Maceratese con 44 punti, Corridonia a seguire con 40. Nel girone D Grottamare pareggia in casa 3-3 con l'Atletico Truentina, in attesa del recupero Monte Giorgio Porto d'Ascoli, classifica che vede al comando il Grottamare con 40 punti, segue proprio il Porto d'Ascoli con 39. Ufficializzata l'organizzazione della 16ª edizione del trofeo Marche, torneo giovanile di calcio riservato alla categoria giovanissimi nati dal 1 gennaio 1997 per l'assegnazione del terzo trofeo Proloco Piedripa. Iscrizioni aperte, si chiuderanno ad aprile inoltrato, esattamente il 22. Cerimonia di apertura e avvio della fase di qualificazione a metà maggio alla Valle Verde di Piedripa. Dario Verdini, direttore sportivo della Gluentina. Il torneo è partito sotto una buona stella, ci sono già le prime adesioni, a parte le due di diritto che è la Civitanovese e la Vigor Senigallia, la vincitrice e la seconda classificata dello scorso anno. Ci sono già altre squadre, le società ci danno abbastanza credito. E il torneo sembra anche negli anni passati sia ben riuscito, cerchiamo di andare avanti per la nostra strada facendo nel migliore dei modi. E andando avanti con la 16ª edizione che è già partita domenica scorsa con la presentazione. Trofeo Marche che assegnerà la terza edizione del trofeo Proloco Piedripa. Per la terza stagione consecutiva la Proloco affianca la Cluentina nell'organizzazione del trofeo. Presidente Cino Paolucci, perché? La Proloco affianca la Cluentina come ha fatto nelle ultime due edizioni del trofeo Marche. Nelle veste di sponsor tecnico, in sostanza. Collaborazione con Limonta Sport, Playing on a Dream. 100% gioco di squadra. Banca Marche, accende sane passioni.